Oggi parliamo di long jerk nella pesca a spinning in mare. Cari amici di Planet Spin, è importante conoscere le esche artificiali per capire poi quando, dove, come e perché utilizzarle per avere ovviamente successo in termini di catture nelle nostre battute di pesca. Ma ecco, prendiamoci del tempo per fare anche un approfondimento sulla conoscenza di queste esche artificiali, quante ne esistono, capiamo un po' la storia, quando sono state introdotte, a quali predatori sono destinati, in che spot possiamo utilizzarle, e quindi capiamo anche un po' quelle che sono le caratteristiche base. Inoltre vi stilo anche una classifica di quelle che sono le 5 esche da me preferite, e vi dico anche perché, cose che non tutti vi dicono, quindi da considerare per anche un eventuale acquisto. Guardiamoci la sigla e partiamo. Andiamo. Mi rendo benissimo conto che per chi inizia oppure vorrebbe iniziare nella tecnica dello spinning in mare si trova di fronte ad una marea di informazioni, soprattutto per quanto riguarda le esche artificiali. Attualmente è davvero difficile riuscire a dare delle indicazioni a chi vorrebbe cominciare nel dire ecco, prendi, acquista 4-5 modelli giusto per iniziare il tuo percorso e iniziare a capire ecco, se anche una tecnica ti piace senza spendere un patrimonio. Però ecco, mi rendo conto che chi si trova agli inizi trova molta difficoltà nel comprendere perché alcune esche molto simili come modello, dimensioni, caratteristiche qualitative anche, alcune costano oltre 20 euro e altre invece le trovi a 3-4 euro se non di meno. La differenza principale è che alcune aziende, alcuni brand davvero importanti nel settore hanno investito sulla ricerca, sul mettere in pratica con un progetto di ampie vedute quello che era molto spesso un'idea che poi si è concretizzata nella realizzazione di alcune esche artificiali con una serie di prototipi, una serie di investimenti che loro hanno dovuto fare in questo senso e che quindi devono rientrare con questi investimenti alzando quello che è il costo delle esche artificiali in vendita. Per altre aziende invece il gioco è stato molto più facile perché si sono limitate a prendere spunto, se così vogliamo dire, o a clonare o a copiare esche artificiali già esistenti, bypassando quello che è tutto un processo di creazione, un processo anche artistico in alcuni sensi, per alcuni versi, e quindi da qui deriva il fatto del costo molto alto di alcuni modelli rispetto ad altri. Poi ce ne sono anche altri legati all'importazione, alla distribuzione, alla produzione. Ecco, però vi ho fatto questa anticipazione per iniziare, per introdurvi in questo discorso che andiamo ad approfondire sia in questo video che negli altri dedicato alle esche artificiali. Prima di andare avanti ci tenevo a dare delle considerazioni anche sul perché queste esche artificiali sui long jerk si sono ricavati una grande fama e perché godono di questa grande efficacia nei confronti dei predatori. Secondo il mio punto di vista la particolare cosa è che la loro forma, le loro dimensioni richiamano uno dei pesci di cui maggiormente si nutre il predatore, la guglia. Un'altra cosa importante è lo spostamento d'acqua che questi producono durante l'azione di nuoto e quindi sono capaci di richiamare dei pesci che si trovano anche più lontani perché il predatore li identifica più velocemente rispetto ad un pescetto più piccolo grazie alle vibrazioni e allo spostamento d'acqua. Inoltre dobbiamo capire che il predatore, come succede in natura, capisce che deve destinare parte della sua energia nell'azione di caccia, nell'inseguimento, nell'agguato.
Per cui nel suo, diciamo all'interno del suo insegnamento biologico, se così possiamo dire, che la natura gli ha donato in millenni di evoluzione, dobbiamo capire che aggredendo un pesce più grande in difficoltà, che rappresenta un long jerk, spende meno energia di quelle che dovrebbe spendere per andare ad aggredire 5 o 6 pescetti più piccoli. Quindi lui, forte di questo risparmio energetico, aggredisce con maggior facilità esche più generose. Inoltre io penso che una delle caratteristiche principali per cui vengono maggiormente utilizzati long jerk è quella della distanza di lancio raggiunta, perché riusciamo a fare più acqua, quindi più metri in pesca, e sicuramente riusciamo ad arrivare in quelle zone dove il predatore circola con minor diffidenza, perché sappiamo bene che in alcuni casi non si avvicina tanto alla costa, perché anche in questo caso la natura, l'evoluzione gli ha insegnato che potrebbe essere anche lui preda di altri predatori, quindi non tende ad avvicinarsi così tanto alla costa e molte volte si trova lontano. E quindi con il long jerk noi arriviamo in quelle zone, in quelle strike zone, in quelle fasce d'acqua dove il predatore circola con minor malizia, diciamo così, e quindi ecco, riusciamo ad essere efficaci soprattutto ed anche per questi motivi. Iniziamo adesso con quella che è la mia top 5, se così possiamo definirla, quella che secondo me è la classifica delle migliori 5 esche long jerk che noi possiamo considerare anche per un eventuale acquisto. Conseguente a queste 5 esche artificiali ce n'è una marea di altre esche molto simili che si assomigliano per caratteristiche di nuoto, anche per forma di dimensione, ma che molto spesso, come dicevo nella parte precedente del video, queste aziende, questi brand hanno prodotto queste esche limitandosi a prendere spunto da idee già messe in pratica da altri brand, per cui vanno fuori classifica per questo principale motivo, non perché sono meno performanti, ma unicamente perché hanno perso quello che è un po' l'originalità per cui questa classifica tiene in considerazione soprattutto di questo fattore. Alla posizione numero 5, secondo me, troviamo l'Hardcore Minnow di casa Duel. Queste sono le specifiche tecniche di questa esca artificiale, ma vediamo che cosa ci dice la casa madre in merito a questa esca. Il Duel Hardcore Minnow è un long jerk di origine giapponese, ideato dalla casa Duel, dedicata alla pesca di grosse spigola, serre e barracuda. Vabbè, sono i predatori classici che noi abbiamo anche nelle nostre acque. La cromaticità del corpo è particolarmente spiccata grazie al triplo effetto specchio. Infatti in queste esche, nelle esche della Duel, c'è il triple mirror body, ovvero questa capacità di rifrangere anche i fasci luminosi più deboli, dando vita ad un effetto adescante davvero davvero particolare. La caratteristica più innovativa di questo Saltwater Minnow Slim, quindi esca dedicata al mare, slim, quindi affusolata, una delle caratteristiche più innovative è il Magnet Weight Transfer, che è un bilanciamento interno della pesistica che permette dei lanci davvero davvero eccezionali. Infatti questo tipo di bilanciamento interno, durante la fase di lancio, il pesetto che c'è all'interno, la sfera che c'è all'interno, si sposta verso la coda per permetterci, ecco, una lunga gittata. Al momento dell'arrivo in acqua questo pesetto si sposta verso la parte centrale, se non i tre quarti, dell'esca artificiale, per garantire un miglior assetto durante le fasi di recupero. Inoltre questo
questa esca artificiale è dotata di una serie di ancorette di origine, anche queste giapponesi, dedicate al mare, quindi trattate contro la corrosione marina, di altissima qualità. Questa esca artificiale è realizzata in tre tipologie di lunghezza, 150, 170 e 210 mm, sia floating, quindi galleggianti, che sinking, quindi affondanti. Per quanto riguarda le esche floating, l'affondamento massimo di queste esche artificiali è 80 cm. Per quanto riguarda quelle che sono un po' i punteggi che ho attribuito a queste esche artificiali, distanza 9 su 10 è una delle esche che in assoluto si lancia nel modo più ottimale possibile. Materiali, ottimi materiali. La reperibilità purtroppo è un punto a sfavore di queste esche artificiali, perché negli ultimi mesi, se non negli ultimi anni, sono davvero introvabili, almeno in Italia e in Europa, e bisogna acquistarli unicamente dal mercato giapponese, che io sappia sono addirittura andate fuori produzione, perché sul sito ufficiale Duel non trovo più traccia di queste esche artificiali. Sono esche comunque molto efficaci, 6 su 10, e dal costo relativamente accettabile. Sono, diciamo, non alla portata di tutti, ma sicuramente per la qualità, un rapporto qualità-prezzo davvero ottimale. Per quanto riguarda le caratteristiche di utilizzo, diciamo che come condizioni di mare vanno bene con condizioni di mare calmo, mare mosso o poco mosso. Condizione secondo me ideale è all'interno dei porti, sulle scogliere, nei pressi delle foci soprattutto, dove mi ha dato grandi soddisfazioni ricercando pesci serra e barracuda tra tutti. Il tipo di recupero che io prediligo per questa esca artificiale è quello a media o lenta velocità, intervallato con delle gercate molto lente, delle gercate io direi accompagnate, quasi degli slide laterali più che delle gercate secche, perché ormai in tanti casi i pesci predatori, soprattutto nelle zone di pesca ad alta pressione di pesca, si sono anche un po' abituati a questo jerk frenetico, non rispondono più, e quindi ecco, dobbiamo inventare delle tipologie di recupero nuove per stimolare maggiormente il predatore all'attacco. Una cosa che mi sento di dire, la colorazione HIW è quella ideale secondo le mie esperienze, soprattutto per i serra, e vi consiglio la versione da 210 mm con caratteristiche sinking, perché ecco, con le caratteristiche sinking riusciamo ad entrare nella fascia d'acqua dove solitamente stazionano i predatori, che non è sempre la prima fascia d'acqua, quella che va da 0 ai 80 cm, ma molte volte li troviamo sulla mezz'acqua o addirittura sul fondo, parlo dei serra soprattutto, dei barracuda anche, e quindi con la versione Singhi noi lo facciamo affondare alla profondità, ecco, dove vogliamo far lavorare la nostra esca artificiale, e riusciamo molto spesso ad avere la meglio sui predatori. Al quarto posto troviamo il Max Rap della Rapala. Leggiamo cosa ci indica la casa produttrice in merito a questa esca. Dalla testa alla coda ogni particolare è perfetto sul Max Rap ed è disegnato per raggiungere incredibili distanze di lancio. Il Max Rap ha caratteristiche di avere un profilo aerodinamico che si combina perfettamente con il meccanismo di peso interno brevettato Rapala. All'esterno invece, grazie alla particolare finitura laser, gli ingegneri Rapala sono riusciti a mettere in evidenza ogni possibile caratteristica morfologica per farlo assomigliare in modo impressionante ad un pesce vero. Munito di tre ancorette VMC Spark Point di qualità superiore, in acqua il comportamento del Max Rap è tale da farlo apparire come un pesciolino ferito, con forti sbandamenti che attirano i predatori molto lontano grazie a forti bagliori e luce che vengono emessi. Questa è tutta verità, sono delle caratteristiche che noi notiamo anche al primo impatto con questa esca, noi notiamo queste caratteristiche. Infatti una delle differenze rispetto agli altri modelli di esche artificiali è questa grande, diciamo, il grande spessore magari di
del body, del corpo di questa esca, come se fosse una verniciatura che ci evita la scalfitura dovuta alle ancorette oppure al contatto verso rocce, ostacoli che tendono comunque a scalfire quello che è un po' la verniciatura dell'esca, che è un tallone di Achille di tutte le tipologie di esche artificiali che noi possiamo considerare, non solo i long jerk. Però ecco, nel Rapala hanno studiato questa particolare finitura che uno rassomiglia maggiormente, fa rassomigliare maggiormente l'esca ad un pescetto, e due ne riduce la possibilità di scalfitura. Per quanto riguarda le caratteristiche, troviamo lunghezze, quindi modelli da 110, 130, 150 e 170. Tutte le esche Max Wrap della Rapala sono galleggianti, quindi floating. L'affondamento massimo di queste esche è 80 cm. La distanza raggiunta è leggermente inferiore a quella che è la media delle altre esche artificiali, perché in tanti casi la paletta di testa leggermente sovradimensionata rispetto alle altre esche purtroppo in alcuni contesti ci fa perdere quel metro, soprattutto in presenza magari di raffiche di vento. Ne soffrono un po' tutte le esche artificiali, ma questa maggiormente perché è una caratteristica proprio della presenza di questa paletta di testa leggermente superiore come dimensione alle altre. Tuttavia è un lancio eccezionale, questo è poco ma sicuro, ma infatti sono 7 su 10, ma leggermente inferiore alle altre esche che citerò in questo video. Per quanto riguarda la qualità dei materiali ottimi, sia come caratteristiche del corpo, qualità del corpo, che come anellini ed ancorette, nonché come bilanciamento interno della pesistica, reperibilità ultra reperibile in tanti negozi, anche il negozietto sotto casa avrà sicuramente un Rapala Max Wrap. Efficacia 6 su 10 e costo 7 su 10. Infatti è un artificiale del grande rapporto come compromesso qualità-prezzo. Le condizioni di mare che io consiglio particolarmente nell'utilizzo di questa esca artificiale è il mare calmo, poco mosso, ma anche con il mare mosso, grazie alla paletta di testa di cui è dotata questa esca, riusciamo a farla nuotare in modo efficace per la ricerca di predatori come la spigola soprattutto, ma ideale anche per il serra, per il barracuda e anche per i tunnidi. Gli spot ideali sono le scogliere artificiali o naturali, quelle magari a ridosso dei porti, tanto meglio. Anche l'interno porto ha un grande modo di essere utilizzato, quindi è ideale anche per l'interno dei porti e soprattutto nella pesca in foce. Il tipo di recupero che io prediligo per questa esca artificiale è un recupero a media velocità, che possiamo accompagnare questo recupero con delle gercate più o meno forti, vivaci, ravvivando questa esca, perché ecco, reagisce molto bene a queste sbandate con un nuoto erratico, oppure in alcuni casi possiamo effettuare degli stop and go. Una cosa che ci tengo a dire, tra le varie esche come colorazione, la BSBL, ovvero quella con il dorso nero, la pancia bianca e quella macchiolina rossa in testa, è quella che mi ha dato le maggiori soddisfazioni per la spigola e ve la consiglio.